Satchiputra Atrasurupam Rupam Tasagajamuri Purim Maturim Kostuatim Radhakunda Mahivaram O Radhika Madhvasam Rapto Yasa Pratita Kripaya Sri Gurum Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Anandalilamaya Vikrahaya Hema Padya Vyachavya Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Mama Kripanit He Swapriya Charna King Kurim Kuru Tvaivasmi Tvaivasmi Najivami Tvayavina Jivikaya Devitam Naimam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dhanavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaradhatama Guru Padapani. Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Satasisima Drupanugacharyaya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Prima di tutto offro il mio cuore come fiori migliaia di volte al mio divino maestro spirituale supremamente degno di adorazione, Srila Narayana Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to his guru and his guru and all the great teachers in our unbroken line of spiritual masters going back 5,000 years to see Krishna himself. Poi offro i miei omaggi migliaia di volte al guru del mio guru e al suo guru Srila Prabhupada e a tutta la linea di grandi maestri spirituali che ininterrotta va fino a migliaia di anni indietro, fino a Sri Krishna stesso. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas Panchakalpa. Infine offro i miei omaggi a tutti voi devoti e devoti. By the causes of Sri Guru and Gauranga, we are sitting on the bank of the Ganges in Banaras, Varanasi,
at Mani Karni Karakhat and listening to the conversation wherein Sri Chaitanya Mahaprabhu is instructing Srila Rupa Goswami. Per la misericordia di Guru e Goranga, noi adesso sediamo sulle rive del Gange a Varanasi e ascoltiamo come Sri Chaitanya Mahaprabhu istruisce Srila Sanatana Goswami e Srila Rupa Goswami. Don't be in Velletri. Come with me to that divine place. Non siate a Velletri, venite con me in quel luogo divino nel vostro cuore. In the Gaura Ganadesha Deepika, it is said that Srila Sanatana Goswami is Chaitanya Mahaprabhu's Abhinna Tanu. That means, Abhinna means non-different body. In other words, Chaitanya Mahaprabhu has another body, and that is Sanatana Goswami. That's how close they are. In un libro viene detto che Srila Sanatana Goswami è l'Abhinna Tanu di Chaitanya Mahaprabhu, ovvero un altro corpo. Come se Chaitanya Mahaprabhu ha un altro corpo e quello è Srila Sanatana Goswami, questo per dire quanto sono vicini. So we are not hearing about a discussion between two ordinary living beings, or even a discussion between God and an ordinary living being, but we are hearing a discussion about God and his transcendental associate who is non-different from him, because they have both come from the realm of the absolute truth. Quindi noi non stiamo sentendo il discorso tra due esseri umani ordinari e neanche tra Dio e un essere umano ordinario. Qui sentiamo il discorso tra Dio e uno dei suoi eterni associati, che è come che non è differente da lui, in quanto entrambi vengono dalla stessa realtà spirituale. Gaurangheira sangikane nityasita korimane Thakur has said that the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, like Sanatana Goswami, Rupa Goswami, they are Nitya Siddha, they are eternally perfect beings, and when Mahaprabhu comes to this world, they also come to this world with him to play his leela, his pastimes here. Shranarottanda Thakur disse che gli associati di Chaitanya Mahaprabhu sono anime, sono suoi associati eterni e sono anime perfettamente realizzate eternamente, e ogni volta che Chaitanya Mahaprabhu scende nel mondo materiale a performare i suoi passatempi, a manifestarli a noi, anche loro scendono con lui dal mondo spirituale insieme a lui. So these questions and answers, they are not part of the world of duality. Quindi queste domande e le risposte a queste domande non fanno parte del mondo delle dualità. They are all fully transcendental and potent in such a way that simply by patiently hearing them with faith you will be drawn into the transcendental plane. Quindi queste istruzioni sono trascendentali e semplicemente ascoltandole con umiltà e con pazienza hanno un tale potere che possono trasferirti in quella realtà spirituale. Now let's come to the verse Chaitanya Mahaprabhu was teaching Sanatana Goswami. Adesso torniamo al verso che Chaitanya Mahaprabhu stava insegnando a Sanatana Goswami. In answer to the question, why am I suffering? And how can I attain the goal of my life? In risposta alla domanda perché soffro e come posso ottenere l'obiettivo della mia vita. So why am I suffering is explained in the first two lines. And then how to attain the goal of life is explained in the second two lines. Perché sto soffrendo è spiegato nelle prime due linee, e qual è lo scopo della vita è spiegato nelle ultime due. So you remember from this morning, bhaya dvitiya abhinivesha asyat. When a person is dvitiya abhinivesh, abhinivesh means they're absorbed in dvitiya, a conception that there is, dvitiya means duality, or that there is something other than or secondary or independent from God. Quindi abbiamo spiegato stamattina che Bhayam Dvitiya Abhinivesha Syat significa una persona quando è assorta nel Dvitiya, ovvero nella dualità, oppure nell'idea che esista qualcosa di differente o di separato o indipendente da Dio. Then, because we are not seeing the ultimate cause behind everything, we see the immediate cause, remember? Like the cat. Allora poi, siccome non vediamo la causa ultima della realtà, ma vediamo solo le cause immediate di fronte a noi, un po' come il gatto, come abbiamo fatto l'esempio stamattina. Then, we experience fear, anxiety, envy, anger,
all of these emotions. And then and the material jubilation also, which is another type of instability. Poi a causa di questo facciamo esperienza della paura, dell'invidia, la lussuria, la rabbia e anche allo stesso modo del giubilo materiale, che questa felicità materiale anche è solamente in realtà un tipo di sofferenza perché ci manda in dualità. Now, how does this absorption in duality come about? Ma da dove viene questo assorbimento nella dualità? Ishad means from the Lord, the apetasya of one who has turned away from the Lord. Da una persona che ha distorto la propria attenzione dal servizio a Dio, questa è la causa. Ishad means from the Lord. Ishad significa dal Signore. Apetasya means of one who has turned away. Apetasya significa qualcuno che ha distorto lo sguardo. Accuracy. So what happens when a person's consciousness is turned away from God, then they get vipariya asmriti. Vipariyaha asmriti. That means that he experiences the vipariyai. We'll explain what that means. Poi allora una persona farà esperienza del vipariyai. Adesso spiegheremo cosa significa. In the Yoga Sutras of Patanjali. Nei Yoga Sutra di Patanjali. And also in the third canto of Srimad Bhagavatam, in the teachings of Lord Kapiladeva to Devahuti. E anche nel terzo canto dello Srimad Bhagavatam, negli insegnamenti di Kapiladeva a Devahuti. Then it is described that our buddhi, our intelligence, has five vrittis, five modifications. Viene descritto che la nostra buddhi, il nostro intelletto, ha cinque modificazioni. The first one is called Praman. La prima viene chiamata Praman. And it means a valid cognition. E significa una cognizione valida. In other words, when we look at an object, then our sense touches that object, and then our citta, our psychological body, transforms and makes a model of that object. Significa che quando noi guardiamo un oggetto, ovvero quando noi percepiamo attraverso i sensi un oggetto, poi la nostra citta, la nostra mente si trasforma e crea un modello di quell'oggetto. Just like if you point your camera at something, then what happens? The screen transforms and makes a model of what is in front of the camera lens. Allo stesso modo, se voi puntate la camera a qualcosa del telefono, poi lo schermo del telefono si trasformerà creando un modello di ciò che è davanti alla lente della camera. So your citta, that is the substance of your psychological body. It when the senses contact something, it transforms and makes a picture of that, and your soul is looking at that. Allo stesso modo la citta, ovvero la materia del corpo psicologico, quando i nostri sensi entrano in contatto con un oggetto si trasforma e crea un modello nella nostra mente di quell'oggetto che permette la percezione. So you are never actually seeing the outer world as it is. Voi di fatto noi non vediamo mai il mondo esterno così com'è. What is there is a filter through your senses first. Prima di tutto quello che è di fronte a noi nel mondo esterno viene filtrato dai sensi. So what is outside the capacity of your senses you cannot experience. Perciò quello che è al di fuori della capacità dei nostri sensi non possiamo farne esperienza. Just like you know there are dog whistles, if you blow them you cannot hear anything, but the dog can hear it. Ah, come ad esempio ci sono dei fischietti per cani che se noi fischiamo non sentiamo niente, ma il cane può sentirlo. And even higher frequency dolphins and whales, they screech. And they can hear very high frequencies that we cannot, even dogs cannot hear. O ad esempio i delfini o le balene possono sentire delle frequenze così alte che noi non possiamo sentire neanche i cani. So all of our senses are like that. We don't even see the totalities of what is out there. We see only a thin sliver on the spectrum of our own, the capacity of our own senses. Così noi non vediamo mai la totalità della realtà che abbiamo di fronte, ma solo un piccolo spicchio che è quello che è in grado di percepire i nostri sensi, il limite dei nostri sensi. Our eyes only see between infrared and ultraviolet in the electromagnetic spectrum, not outside of it. Ad esempio nello spettro elettromagnetico i nostri occhi riescono a percepire solamente dagli infrarossi agli ultravioletti, non quello che c'è oltre. You know, some flowers, they actually have colors in them which are outside of the spectrum of our vision. Sapete, ci sono dei fiori che hanno dei colori in loro che sono al di là dello spettro della nostra vista. But bumblebees have such eyes that they can see those colors that we cannot see. And they indicate that this flower has nectar in it. And so then the bumblebee becomes...
Very excited. I calabroni hanno degli occhi che possono captare quei colori che noi non possiamo vedere, e questi colori accesi di altri, oltre questo limite dei nostri occhi, indicano al calabrone che lì c'è del nettare, e il calabrone diventa molto eccitato. So especially in the modern times, people are very proud. They think that there is an exact one-to-one correspondence between their perception and what the world is. It's a big mistake. Nel mondo moderno le persone sono così orgogliose che ritengono che ci sia un corrispettivo uno ad uno con la percezione che noi abbiamo del mondo e il mondo in sé. So first the objects are filtered through the senses, and then according to the power of the senses, the citta, the mind substance, will transform and make a model, an incomplete model. Quindi prima di tutto la realtà viene filtrata dai nostri sensi e poi la mente creerà un modello incompleto, imperfetto di quello che percepisce. And that's what we are seeing. E questo modello nella mente è quello che noi vediamo. The modification of the citta into the model is done by the movement of prana. E la modifica della citta, la materia psicologica, e per diventare questo modello è causata dal prana. Now someone may say, I don't believe in this theory. E qualcuno potrebbe dire, io non credo in questa teoria. I am really seeing the world. Io sto vedendo realmente il mondo. But if someone will have a very high fever, or if they will have some drug, then they begin to see things are moving and different colors are here and there. Ma se qualcuno ha una febbre molto alta oppure prende delle droghe, lui vedrà dei colori e delle cose che si muovono di fronte a lui che in realtà non ci sono. So this is a hallucination. So hallucination means that something has interfered with the function of your prana, and so your prana cannot make a steady picture of what is in front of you, so it makes a picture which is all moving and distorted. E l'allucinazione significa che qualcosa sta interferendo con il lavoro del prana, e quindi il prana non riesce a creare un modello stabile, esatto, della realtà che abbiamo di fronte, ma questo modello si muove. So, but the person sees that the things are really out there. Ma la persona vede che le cose sono realmente lì fuori. So now, here the first modification of buddhi is called pramana. It means when your psychological body modifies and makes object which is faithful to a certain degree to an object which is really there. In other words, it's a valid cognition. Quindi la prima modifica della buddhi, praman, significa cognizione valida, ovvero che la nostra mente, il nostro corpo psicologico crea un modello nella mente che è abbastanza fedele a ciò che i sensi hanno di fronte. So we are all looking and we can see here is Nico. Quindi noi guardiamo tutti e vediamo tutti che qui c'è Nico. And because he's really there. Perché lui è realmente lì. So this is a valid cognition. Quindi questa è una cognizione valida. If anyone is looking and seeing that Napoleon is there. Se tutti quanti guardano e vedono che Napoleone è qui. Then we can think that they're hallucinating. Allora potremmo pensare che hanno un'allucinazione. So that is not a valid cognition. Quindi quella non è una cognizione valida. So, praman. Then the next modification is called the vipariyai. This is what we are discussing. Vipariyai. Quindi questo era il praman, cognizione valida. Ora la prossima modifica della buddhi è vipariyai. Vipariyai has also five parts. E ha vipariyai ha cinque parti. It begins with avidya. E inizia con la vidya, l'ignoranza. In Vedanta, avidya, ignorance, is one avidya vritti. That means it's one of the functions of Krishna's maya, illusory potency. Nel Vedanta, la vritti dell'ignoranza è uno degli aspetti della potenza materiale di Krishna. So, from the perspective of Vedanta, it is the maya energy acting on the mind. And from the perspective of the Yoga Sutras, avidya is just discussed in terms of the subjective modification of the mind. That avidya is a modification of the mind. So it's both, but the cause, what is told in the Yoga Sutras, the cause of that avidya is not just that the mind is unstable, it's actually the external energy of God which is acting on the mind. So this is a subtle difference between Vedanta and the Vedanta Sutra and Yoga Sutras.
Quindi adesso noi abbiamo trovato una piccola differenza tra il Vedanta Sutra e lo Yoga Sutra, in quanto nel Vedanta Sutra viene spiegato che questa avidya, questa ignoranza, è un aspetto dell'energia Maya, la potenza materiale di Krishna, che agisce sulla nostra mente, mentre lo Yoga Sutra dice semplicemente che è una modifica, un'instabilità della mente. Ovviamente è entrambe le cose, però per il Vedanta Sutra dice anche che la causa di questa instabilità della mente è l'energia materiale di Krishna che agisce su noi. So the Yoga Sutra is not wrong in this regard, only it's describing the subjective movement of the mind, and Vedanta is telling, well, what's causing that movement of the mind? Avidya is caused by turning away from God. Quindi lo Yoga Sutra non dice errori, perché quello che dice è vero, che è un'instabilità della mente, solo che non dice qual è la causa, mentre invece il Vedanta Sutra spiega che la causa di questa avidya è il fatto che noi abbiamo distolto la nostra attenzione dal servizio a Dio. So the symptoms of avidya are given, and that is first of all to accept what is not the self to be the self, to accept anatma as atma. Allora, il primo aspetto della avidya è non accettare e accettare ciò che non è l'essere come se fosse l'essere. So everyone who has turned away from God immediately goes into the default position: I am this body. Quindi, I am material, I am not spiritual. Who is it? Anyone who has turned away from God, they're immediately in that default consciousness. Coloro che hanno distolto la loro attenzione da Dio automaticamente si trovano in questa posizione iniziale in cui pensano che they immediately in that default consciousness. Which consciousness? Thinking that anatma is atma, what is not the self is the self. Sono in questa coscienza in cui pensano che ciò che è l'essere, ciò che non è l'essere sia l'essere. And also what is impure is pure. E ciò che è impuro pensano che sia puro. That relates to the body. Person thinks, oh, my body is very pure, even though every day it smells bad and you have to keep washing it with soap every day, 2-3 times a day. Come ad esempio una persona che pensa, guarda il mio corpo quanto è bello, quanto è puro, quando in realtà ogni giorno lo devi lavare, altrimenti puzza tantissimo. So, and then also another aspect of avidya is to consider that which is anitya to be nitya, that which is temporary. You think about it as if it were permanent. Un altro aspetto della vita, l'ignoranza, è considerare ciò che non è eterno come se fosse eterno. Then the next aspect of avidya is that you think that the causes of suffering are the causes of happiness. Un altro aspetto della vita è pensare che le cause della sofferenza sono le cause della felicità. So yehi sam sparsha ja bhoga dukha yona evate adyantavanta kontaya na te shuramate buddha. In the Bhagavad Gita it is said that the contact of the senses with their objects is the birthplace of suffering. Nella Bhagavad Gita viene detto che il contatto dei sensi con gli oggetti dei sensi è il luogo in cui nasce la sofferenza. Such so-called enjoyment has a beginning and an end, so a wise person has no interest in it. Because they're interested in the eternal. Che questo così chiamato piacere è temporaneo, perciò le persone intelligenti non sono interessate ad esso perché sono interessate a ciò che è eterno. So just see, by the influence of avidya, a person takes the cause of suffering to be the cause of happiness. That means we are thinking, if my senses can contact these objects, I'll be so happy. Quindi guardate come una persona, a causa della avidya e l'ignoranza, ritiene che le cause della sua sofferenza siano in realtà le cause della sua felicità, ovvero che pensano, oh, se io riuscissi ad ottenere questo oggetto dei sensi e gratificarmi, allora sarei felice. But it just causes a momentary expansion of the citta. Ma invece causa solo un'espansione momentanea della mente. Followed by a contraction which is more contracted than it was before you began. Ma questo piacere è causato da una contrazione della mente successiva che è ancora peggiore di come non era prima. So when the citta expands, there's a feeling of lightness. Quando la mente si espande, c'è un sentimento di leggerezza. And so a person whose citta is a narrow and contracted, they feel very uneasy. So when they taste something good or they touch something good, for a moment the citta expands and they go, ah, light.
Quando una persona nella sua città è contratta, pensa che c'è qualcosa che non va e si sente stressato, quindi quando si concentra su un oggetto dei sensi, la città momentaneamente si espande un pochettino e finalmente quella persona sente di aver trovato sollievo. But then it contracts again. Ma poi si contrae di nuovo. And then the next day they feel miserable. E poi il giorno dopo si sentono di nuovo miserabili. They wonder why, what's the cause? E allora pensano, ma perché mi sento Oh, così? it's because of this person and that person. Ah, è a causa di quella persona e quella persona mi hanno fatto No, it's un because you contracted your consciousness by the contact of the senses with the object. No, ma è perché noi abbiamo contratto la nostra coscienza attraverso il contatto dei sensi con gli oggetti dei sensi. So the expansion and contraction of the citta takes place in Akash, that means in the ether, space. L'espansione e la contrazione della coscienza prende luogo nell'akasha, ovvero l'etere o lo spazio. So, the word for space in Sanskrit is ka. La parola per spazio in sanscrito è ka. So, when your consciousness, your citta begins to expand in the ka, and it becomes light, that is called su-ka. Su means beautiful, su-ka. Quando la coscienza si espande nel ka, nell'etere, poi diventa leggera e ci dà questa esperienza di sukha, che significa bello spazio, ovvero che si è espansa c'è più And spazio. when you feel terrible, it is because your chitta has contracted in the akash, so that is called dukkha, in a bad space. So su means beautiful, du is the opposite of that, an unpleasant space. E quindi questa suga sarebbe la felicità, l'espansione della coscienza ci porta a questo. E quando la coscienza invece si contrae, una persona si sente pesante, stressata, arrabbiata, e questo è dukkha, ovvero du, cattivo, spazio. So in English or in most languages the words happiness and distress they don't explain what it really is. You just get the idea. Happiness and distress. In tutte le lingue la parola felicità e sofferenza non descrivono in maniera fisica ciò che avviene, ma semplicemente ti danno l'idea. But Sanskrit is such an amazing language that even the word for happiness and distress exactly scientifically explains what it is. Just your citta sukha, expansion in the akash and contraction in the akash. Invece il sanscrito è una lingua così fenomenale che le parole, grazie alla loro etimologia, già spiegano come avvengono questi fenomeni dal punto di vista scientifico. Ad esempio, sukha, felicità, significa che c'è più spazio nella coscienza, quindi la coscienza si sta espandendo. So we're describing five modifications of the citta. Quindi noi stiamo spiegando cinque modificazioni della citta. First, praman, a valid perception. Prima, pramana, ovvero una You see percezione something valida, and it's really che noi vediamo qualcosa e realmente è lì. there. Then this next one is viparya. Poi il successivo è viparya. And this has five types. E questo ha cinque tipi. The first one is avidya. Il primo è avidya, l'ignoranza. And avidya makes you accept what is not the self as the self. What is temporary to be eternal, what is impure to be pure, and what is a cause of suffering to be a cause of happiness. E la vidya ci fa pensare ciò che non è l'essere come se fossimo noi, ad esempio il corpo, oppure ciò che è impuro pensiamo che sia puro, oppure ciò che è temporaneo pensiamo che sia eterno, o ciò che è la causa della nostra sofferenza pensiamo che sia la causa della nostra felicità. So, all of these ways of experiencing or conceiving of the world, they are not done willingly. It is, once you are affected by avidya, it is just instinctual. You don't consciously choose to do these things. Once you're in avidya, just instinctively you think about the whole world in those terms. E queste percezioni del mondo, queste idee del mondo non le facciamo di proposito, ma quando è presente l'avidya, l'ignoranza nella nostra mente, poi automaticamente abbiamo questo tipo di cognizione. So, all the psychologists, if you go to a university and they're studying psychology, they're trying to adjust the mind so a person can become more normal or more peaceful. But it's always within the purview of avidya. They never examine these things. Why? Because the psychologist himself is instinctively thinking of these and never examines them.
Se noi andiamo ad esempio all'università e vediamo in psicologia, tutti gli psicologi tentano di ad esempio rendere una persona normale oppure aiutare una persona a essere più felice, eccetera. Però nessuno di loro esamina l'ignoranza, perché siccome siamo tutti sotto l'influenza dell'ignoranza non riusciamo a esaminare noi stessi, perché abbiamo questo tipo di percezione che è condizionata dall'ignoranza. And unless that psychologist is a saint, he can never figure it out, because it's imposed upon the consciousness by the immense energy of Maya, the material energy. E a meno che questo psicologo non sia un santo, una persona realizzata dell'essere, lui non potrà mai uscirne fuori da questa ignoranza, perché è super imposta su di lui dalla grandezza e la potenza dell'energia materiale. So Viparyai, first avidya, then the next one is called asmita. Quindi la prima è avidya, ignoranza, del Viparyai, la prima è l'ignoranza, poi c'è asmita. So asmita means asmi, I am. Asmita significa asmi, io sono. Ta means the state of I am the powers of my senses. In other words, confounding the conscious self with the powers of the sense perception. Mm-hmm. Ovvero confounding. That means mixing up. Thinking that one is the other. So confounding the conscious self, in other words the seer, with his powers of perception. Quindi asmita significa lo stato del io sono, e significa in pratica pensare e confondere la coscienza con i sensi. If you ask someone, can you write your biography? Ad esempio, se chiedi a qualcuno, puoi scrivere la tua biografia? So they'll write a very long book. Loro scriveranno un libro molto lungo. But all it will tell is my eyes saw this and my ears heard that, because they're thinking the self is the powers of the what their powers of senses did, that is who I am. Ma loro tutto ciò che scriveranno nella biografia sarà: io ho visto questo, ho ascoltato questo, perché loro pensano che l'essere sia ciò che è il potere dei sensi. So the asmita is the development of the foundational avidya. Quindi l'asmita è lo sviluppo ulteriore della avidya di fondo. So we are describing the exact definitions of each term in accordance with Patanjali's Yoga Sutra. Quindi noi stiamo descrivendo la definizione di ognuno di questi termini in accordo allo Yoga Sutra di Patanjali. And they have been quoted by Srila Vishvanathacharya also in Madhurya Kadambini. Che sono anche stati citati da Srila Vishvanathacharya Thakur nel suo libro Madhurya Kadambini. Then the next one is called Rag. Il prossimo viene chiamato Rag. Rag means the attachment that comes after experiencing enjoyment. Rag significa l'attaccamento che viene in seguito ad aver sperimentato il godimento. In other words, when you experience some material enjoyment, it makes an impression in your mind. In altre parole, quando noi facciamo esperienza di qualche godimento materiale, questo crea un'impressione nel nostro subconscio. So even if it was in the last life, anche se era nella scorsa vita, then in this life, when you see an object which is similar to that which you enjoyed before, now that impression is triggered and comes into your conscious mind. Adesso in questa vita, quando vedi un oggetto che ti ricorda quell'esperienza di godimento che hai avuto, quella impressione della scorsa vita riaffiora e tu sei attratto da quell'oggetto. So now what happens? There's an object there and in your mind now you are reliving that experience of enjoyment, but you're not actually tasting that object. So because you're already reliving or anticipating enjoying it in your mind, so then you become attracted to the object, and that is called rag. The attachment or the attraction to an object which has come from an impression of a previous experience. Quindi quando noi vediamo un oggetto, anche se ancora non stiamo godendo di quell'oggetto, già noi stiamo anticipando nella nostra mente il godimento che abbiamo provato in passato, anche magari in una vita precedente, e attraverso quell'oggetto, quindi questo crea un'attrazione verso quell'oggetto, e questa si chiama raga. In other words, you cannot be attached to anything that you have not experienced before in this life or another life. In altre parole, non puoi essere attaccato a niente di cui non hai fatto esperienza in questa vita o nella scorsa vita. This is the psychology of attraction. Questa è la psicologia dell'attrazione. And then
For example, let's say you're going in there and you see a person and it's love at first sight. Per esempio, diciamo che tu stai vagando qui e lì e vedi una persona ed è amore a prima vista. Why? Because perché? Actually that person resembles very much a person that you knew either in this life or in a previous life, and the impression is there that it was very enjoyable to know this person. Perché? So perché you immediately become. Perché questa persona assomiglia in qualcosa, in qualche persona in cui io in questa vita o nella scorsa vita noi abbiamo avuto tanto piacere nel stare con lei. Then you may discover later that that person is not like that other person. Poi magari più tardi scopri che in realtà questa persona non assomiglia realmente a quell'altra e quindi non ti piace più. So, then after rag there is dvesh. Dvesh is the same thing but the other way around. Poi dopo rag c'è dvesh, che è la stessa cosa di rag però al contrario. The aversion to something due to the impression of having suffered with an object similar to that before. Ovvero l'avversione a un qualcosa dovuto all'impressione, alla memoria di aver sofferto con un oggetto simile a quello in questa vita o nella precedente. So, it's the opposite thing, it may be you meet a person and it's hate at first sight. Quindi è la cosa opposta, magari tu incontri una persona e lo odi a prima vista. And it's because of the impression of a bad experience with someone who looked just like that. Ed è perché c'è l'impressione di aver sofferto a causa di una persona che magari assomiglia in qualcosa a lui. So, Praman, then, sorry, we're doing Pariyai. Avidya, Asmit, Rag, Dvesh, and the last one is Abhinivesh. E poi l'ultimo è Abhinivesh. Abhinivesh means, it literally means absorption. Abhinivesh letteralmente significa assorbimento. But it really means the will to live in the physical plane. Ma significa il volere di vivere nel piano fisico. And it's the other side of that is the fear of death. E dall'altra parte di quello c'è la paura della morte. You see, if you sit, you try to meditate and let go and be absorbed in the name. But what happens? Your mind is wants to come out and be absorbed in the world. Ad esempio noi nella pratica vediamo che se noi tentiamo di sederci a meditare sul santo nome, la mente costantemente tenta di tornare nel piano fisico. Though your soul is not dependent on anything material, but you are absorbed in that and you cannot let go. Nonostante l'anima non dipende da nulla di materiale per esistere, noi siamo attaccati a quello e non riusciamo ad andare a mandare via questo. If someone will jump out in the street and put a gun to your head. Se qualcuno salterà fuori per le strade e ti metterà una pistola in testa. So the gun cannot hurt your soul. The bullet cannot shoot your soul. Il proiettile non può colpire la tua anima. You cannot die, you are immortal. Tu non puoi morire perché sei eterno. Soul is bulletproof. L'anima è antiproiettile. There's absolutely no problem whatsoever. Non c'è nessun problema mai per l'anima. And why are you worried? Allora perché sei preoccupato? The absorption. Because the soul wants to stay here and function in the material plane. A causa dell'assorbimento, che significa che l'anima vuole vivere qui e rimanere nel piano materiale. So, in the commentary on the Vedanta Sutra, that is called the Vyas Bhasya. Nel commentario del Vedanta Sutra chiamato Vyas Bhasya, it is said that the reason we have this avesh is because we have died in the past and it was very traumatic. Viene descritto che il motivo per cui noi abbiamo questo assorbimento, questo avesh, è perché noi abbiamo la memoria di essere morti nelle vite precedenti e quella morte è stata traumatica per noi. So the fear of death is in everyone because of the impression of a traumatic death in previous lives. Quindi la paura della morte è in tutti noi a causa dell'impressione, la memoria di una morte indesiderata in una vita precedente. Otherwise, if in your previous life dying was fantastic and you liked it, then you would not be afraid now because everything is responding on the basis of our impressions. Perché altrimenti se nelle vite precedenti per te morire fosse stata una cosa fantastica, tu in questa vita non ne avresti avuto paura perché tutte le nostre idee dipendono dalle impressioni che abbiamo. So Vyasa says even a little worm, a little maggot, if you try to catch him, he tries to get away. He's afraid of death. Because he has died before and he doesn't, every small creature wants to live.
E Vyasa spiega in questo commentario che anche un piccolo verme, se voi provate a prenderlo, lui inizia a dimenarsi e a cercare di scappare, perché anche lui ha questo desiderio forte che non vuole morire, perché anche lui ha l'impressione della vita precedente di quando è morto e non voleva I have a very old friend, and he told me the story how he became vegetarian. Ho un amico, un vecchio amico che mi raccontò la storia di come lui diventò One day he was fishing, vegetariano. Un giorno lui stava and he got a bite. pescando. E lui qualcuno abboccò l'esca. And then he was trying to wind in the fish. E lui cercava di prendere questo pesce. So, but the fish was really struggling and he was pulling backwards and forwards and you know it was difficult to bring the fish in. Ma il pesce era veramente forte, quindi lui stava lottando contro questo pesce per cercare di portarlo su. And then he finally pulled the fish out of the water. E poi finalmente lui prese il pesce e lo portò sulla riva. And he was only about this big. Yeah. He thought, if this little creature wanted to live so much, he was putting up such a fight, then what right do I have to kill him? E lui pensò, se questo piccolino pesce così piccolino, lui stava lottando così tanto che mi ha dato difficoltà perché voleva rimanere in vita, che diritto ho io di togliergli la vita? And from that day he became vegetarian. E da quel giorno diventò vegetariano. But I'm just giving this as an example of every living creature has the fear of death or the desire to stay here in this plane and not leave. Ma do questo esempio per illustrare come qualsiasi entità vivente, anche quelle più piccole, hanno questo desiderio radicato nella loro coscienza di non voler lasciare il piano fisico. So, these things, that is the avidya, asmita, rag, dvesh and abhinivesh taken together, they are viparya. Quindi questi cinque aspetti presi insieme sono il viparyai. Then, the next of the modifications of the citta is called vikalpa. Poi la prossima modifica della citta viene chiamata vikalpa. Vikalpa means, generally it's translated as imagination. Vikalpa generalmente viene tradotto come immaginazione. But that is not limited to only imagination that in the sense of your imagination as you are aware of it. Ma non è solo limitata alla nostra immaginazione così come noi ne siamo consapevoli. It also includes conceptualization. Ma include anche la concettualizzazione. And abstraction. E l'astrazione. That has no corresponding reality in the world. Che non ha una realtà corrispondente nel mondo. And we do this all the time. E noi lo facciamo sempre. Let's say for example, we can say, oh, the sun is on the horizon. Ad esempio noi possiamo dire, il sole è all'orizzonte. Is the sun really on the horizon? Ma il sole è realmente all'orizzonte? Or is it 96 million miles away? O forse 96 milioni di miglia lontano. So we have the Shabda Vikalpa, the Vikalpas, that is conceptualization coming from the way we use words. Quindi abbiamo questo tipo di concettualizzazione che viene dal modo in cui usiamo le parole, ad esempio, del linguaggio. We have also, for example, let's say there's a cow. Ad esempio, diciamo che c'è una mucca. And someone tells you, this is Chitra's cow. E qualcuno ti dice, questa è la mucca di Chitra. Because the cow belongs to a woman named Chitra. Perché la mucca appartiene a una donna chiamata Chitra. But is this cow actually Chitra's cow? Ma in realtà è vero che questa mucca appartiene a lei o no? If you examine the cow biologically, if you examine the cow with a microscope, se voi esaminate la mucca biologicamente con un microscopio, what about this cow tells us that it's Chitra's cow? Cos'è di questa mucca che ci dice che dice che questa mucca appartiene a quella persona? That this cow belongs to Chitra is a conceptualization in our mind. It may be in the mind of the Chitra as well, might be in the mind of the cow as well. But the actual object itself, it has no belonging to anyone. Questa, il fatto che questa mucca appartiene a quella persona è una concettualizzazione. That is just an agreed convention between us. È una concettualizzazione che può essere nella mente del padrone della mucca o anche nella mente della mucca stessa. Però in realtà è solamente una cosa decisa da noi
magari dalle persone o anche dall'animale insieme alla persona, ma nella natura dell'animale niente ci dice che So like that, realmente so appartiene a lui. the ownership is also one kind of vikalpa. It's a conceptualization that has no corresponding feature in the real world. Infatti il fatto che qualcosa appartenga a qualcuno in realtà è solamente una concettualizzazione, ma in realtà non è una cosa reale. So, in this modern age, the whole way that people are looking at reality is all abstract conceptualization. In questa epoca moderna, il modo in cui le persone vedono la realtà è solamente è nella maggior parte un'astrazione e una concettualizzazione che non ha niente a che fare con la realtà. There was a great physicist. His name was Stephen Hawking. C'era un grande fisico chiamato Stephen Hawking che stava sulla sedia a rotelle. Have you heard of him, Stephen? Avete mai sentito parlare di lui? Yeah, raise your hand. It's very famous. He wrote The Brief History of Time and these things. È molto famoso, ha scritto dei libri. So, as a very top scientist, he announced that philosophy is dead. Come un grande scienziato, lui ha annunciato al mondo che la filosofia è morta. We don't need philosophy anymore. A noi non serve più la filosofia. Because science has answered the questions about the world. Perché la scienza ormai ha dato le risposte al mondo che ci serve. Now, of course, when he said philosophy is dead, he didn't mean aspects of philosophy that deal with ethics and aesthetics. He meant metaphysics is dead. Lui quando parlò che la filosofia è morta non intendeva filosofia che hanno a che fare con l'etica o l'estetica. Not ethics and you know, philosophy has departments, ethics, aesthetics and metaphysics. Ma lui si riferiva particolarmente alla metafisica. So but this was his idea. But this is only vikalpa. Questa era la sua idea, ma questo era solo vikalpa, concettualizzazione. Because in science actually almost nothing has been discovered or answered. Perché in realtà nella scienza quasi nulla è stato scoperto o dato risposte sulla realtà. What is the scientific actual explanation of consciousness? Perché qual è di fatto la spiegazione scientifica della coscienza? They have no idea where to begin. Non hanno idea da dove iniziare. Oh, what is this matter everywhere around us? Cos'è questa materia che ci circonda ovunque intorno a noi? They have two theories, the general theory of relativity and quantum mechanics. Loro hanno due teorie, la teoria generale della relatività e la fisica quantistica. But the problem is that their two theories that explain everything are completely contradictory with each other. Ma il problema è che queste due teorie che possibilmente potrebbero spiegare qualsiasi cosa sono completamente contraddittorie tra loro. And for the last more than 50 years there has been no progress in the field of physics in this regard. E negli ultimi 50 anni non c'è stato nessun progresso in riguardo a questa teoria. Because they are stuck in a vikalpa, an imaginary abstraction or model of the world which has no correspondence with reality, so they cannot make it, put it together. Perché? Perché sono bloccati in una spiegazione della realtà che è immaginaria, perché viene dalla concettualizzazione dell'essere umano e non ha nulla a che fare con la realtà così com'è. So you may not be convinced. Forse voi non siete convinti di questo. I'll just give a little example. Darò solamente un piccolo esempio. So you can understand how in this modern age the people become trapped in vikalpa. That means conceptualization and abstractions which have no correspondence with the world. Darò solo un piccolo esempio per illustrare come le persone sono bloccate, incastrate in un vikalpa, ovvero immaginazione, astrazione e concettualizzazione che non ha nulla a che fare con la realtà. Ok. You are a scientist. Ad esempio, facciamo questo esempio che tu sei uno scienziato. And you are investigating one car. E tu stai investigando una macchina. It has 5 passengers. Ha 5 passeggeri. The average weight of each passenger is about 70 kilos. E hanno più o meno un peso medio di 75 kg. And the car accelerates. E la macchina accelera. Goes along for some time and then decelerates and stops. E va per un po' di tempo, poi decelera e si ferma. Okay. So now we will investigate it scientifically. Adesso la investigheremo scientificamente. So you get your pen and you make your graph. Allora prendete la penna e fate un grafico. The y-axis is distance. Allora, l'asse y è la distanza. Space.
Lo spazio. And your x axis is time. E l'asse x è il tempo. So then you start at the zero point. Allora inizi al punto zero. So the car is accelerating. Allora la macchina accelera. So your graph goes up like this. Quindi il grafico va su così. And then the car is going at a constant speed for some time and then decelerates and stops. E poi ha una velocità costante per un po' di tempo, poi decelera e si ferma. So you come out with like a bell curve. Quindi ottieni tipo una curva tipo a campana. Parabola. So then, from this, now you can examine. Adesso da qui puoi esaminare. At any point of the journey, what was the acceleration or deceleration? A ogni punto del viaggio, qual era l'accelerazione precisa e la decelerazione precisa? That is now your model. Questo adesso è il tuo modello. And this model exactly describes what happened. E questo modello descrive esattamente ciò che succede. Right? Giusto? No. No. Now everyone. Generally people say, yeah, no, it really tells you what happened. Generalmente una persona risponderebbe, no, realmente questo ti dice proprio quello che accade. Now, why? Perché? When we do vikalpa, we have to use vikalpa in just everyday life, just to navigate through the world. Sempre nella vita noi dobbiamo utilizzare questo vikalpa, immaginazione, per navigare nel mondo. But when we do vikalpa, conceptualization, abstraction, we take some features from the world and we leave some behind. Ma quando noi facciamo questa vikalpa, questa astrazione e concettualizzazione, noi prendiamo alcuni aspetti della realtà, ma altri per forza li lasceremo indietro da questo concettualizzazione. And also when we make abstraction, not only do we take some features and leave some behind, but in our abstraction has features which are not even in the world. We add some features to our model which actually not there. E non solo nel nostro modello mancheranno alcuni aspetti che sono nella realtà che non siamo riusciti a captare, ma anche nel modello che facciamo, e dovuto comunque facendo questa concettualizzazione inseriremo delle cose che in realtà nella realtà non ci sono. First of all, you are looking at in your model only the velocity and the acceleration. Prima di tutto, over time. In questo modello noi stiamo misurando solamente l'accelerazione e lo spazio che percorriamo durante il tempo. You can add the average weight of the passengers and things like this. Puoi aggiungere magari delle altre variabili come il peso delle persone e cose del genere. But these averages are not really the weight of the passenger. Però queste sono delle stime che in realtà non sono precisamente. Maybe one of them is 100 kilos. Il peso delle persone, magari uno di loro pesa 100 kg. Maybe one of them is 50 kilos. Magari uno di loro pesa 50 kg. So there are so many features that you're leaving behind in your model. Quindi ci sono tantissime aspetti che stai lasciando indietro e non rientrano nel tuo modello. You're dealing with the aspects of the object which are quantifiable. But not the aspects, that means measurable, but not the aspects which are qualitative. Ovvero noi in questo modello possiamo inserire gli aspetti che sono quantificabili o misurabili, ma non possiamo inserire gli aspetti che sono qualitativi. What are the colors of the passengers? Quali sono i colori dei passeggeri? Maybe one is black, one is white, one is yellow. Forse uno è giallo, uno è bianco, uno è nero. Someone may say, oh, but we can also quantify colors. Ma uno potrebbe dire no, però noi possiamo quantificare anche i colori. If you see someone is white or black or yellow, then that's a particular wavelength of so many such a measurement. Ad esempio, se una persona è più scura o più chiara, quello dipende da una cosa nel pigmento che può essere quantificata. So the color does not actually exist really in the person, but that's just how you see that wavelength of light. Quindi il colore in realtà non è una cosa che esiste nella persona, dirà questo scienziato, ma è una cosa che il tuo occhio percepisce in base alla quantità di un altro elemento. Because atoms have no color. Perché gli atomi non hanno nessun colore. They have no fragrance or taste or anything. That's just how it subjectively is experienced by us. Non hanno sapore o fragranza o qualsiasi cosa, ma è solamente il modo in cui noi soggettivamente ne facciamo esperienza. But the problem with this idea, which is the scientific idea, is this. If there's no color in the object, because the object is just made of atoms, then, but your brain is also made of atoms. So your brain will not be able to produce colors either. E ma il problema di questa idea, che è un'idea scientifica, è che se non c'è un colore negli atomi, però anche il nostro cervello è fatto di atomi, allora come fa il nostro cervello a essere in grado di percepire i colori se non esistono negli atomi? They said, oh, this object
Actually, yes, not no, the color. This is color is only as it appears in our mind. Perché spesso la scienza dice che il colore in realtà non è una cosa che esiste nel soggetto perché è composto di atomi, ma solo una cosa che è nella nostra mente. So the subject of color will sweep it under the carpet and put it in the category of mind. Quindi il soggetto del colore, lo scienziato lo prenderà con la scopa, lo nasconderà sotto al tappeto e lo lascerà lì. Because the color is not in the atoms. Perché dicono che i colori non sono negli atomi. Everyone says yes, very good. E tutti quanti sì, perfetto, bellissimo. But then when you ask them what is the mind? Ma poi quando chiedi a loro cos'è la mente? Oh, it's the configuration of the atoms in the brain. Ti rispondono. You just said that you could. Oh, then they sweep it back under the object. Then they move it somewhere else. It's like a game. If they cannot explain it here, they sweep it under here. If they cannot explain it there, they sweep it under there. Allora poi chiedi, ma ok, allora però il cervello, la mente cos'è? Ti dicono la mente è solamente una configurazione di atomi. E tu dici aspetta un minuto, però hai detto che il colore non esiste negli atomi, esiste solo nella mente. Però adesso dici che la mente è composta di atomi, allora però il colore non c'è negli atomi, ma la mente è composta solo di atomi. Loro lo prendono questo soggetto del colore e lo spostano da un'altra parte, lo nascondono così. But we know. Però noi sappiamo tutto come just funziona. Just believe me, I have a PhD. Devi solo credermi perché io ho una laurea. So, I'm just giving some illustration how by making an abstract conceptual model we take some features from the world but we leave some features behind. Sto solamente illustrando di come creando un modello che consiste di un'astrazione, noi in questo modello ci saranno delle caratteristiche della realtà che non riescono a entrarci. Now let's look at how when a person makes a model of the world in science that they actually add features to their model which is not in the world at all. Adesso illustriamo il caso actually, in cui features. Quando uno scienziato crea un modello di un fenomeno, in realtà può succedere, succede sempre che inseriscono nel modello delle caratteristiche che in realtà nella realtà non ci sono. You have to concentrate with this. Dovrete concentrarvi un poco. Ok, here's your map. Adesso graph. Abbiamo il nostro grafico. You have your bell curve of the acceleration and deceleration. Una curva a campana di accelerazione e decelerazione. And one axis is the space and one axis is time. E l'ascisse è lo spazio e l'asse è il tempo. Now just look. In your model, all the moments of time simultaneously exist. Adesso guardate, nel vostro modello tutti gli istanti di tempo esistono simultaneamente. You can see them all at the same time. 0 seconds, 1 second, 2 seconds, 1 minute, 5 minutes. They all exist at the same time. Puoi vederli tutti allo stesso momento davanti a te, un secondo, due secondi, cinque secondi, questi istanti di tempo nel modello esistono allo stesso tempo. So, does every moment simultaneously exist? Ma facciamo questa domanda, questi momenti esistono simultaneamente o no? Is time even another thing separate from the movement of the object? Oppure chiediamo, ma il tempo è un'altra cosa separata dal movimento dal movimento dell'oggetto, dallo spazio? Things are transforming. They are potentially one thing and they become actualized into another. Like water is cold, you heat it, it's potentially hot, and then potential to be hot is actualized, it becomes actually hot. Le cose si trasformano, significa che hanno una potenza e quella potenza diventa attualizzata. Come ad esempio l'acqua fredda in potenza è calda e se tu la scaldi poi diventerà calda. So what happened? Over a period of time, 5 minutes, the cold water became hot. Quindi cosa succede dopo un po' di tempo che in 5 minuti l'acqua fredda diventa calda. Similarly, everything around us is changing. Allo stesso modo tutto intorno a noi cambia. Is time something separate from change? È il tempo qualcosa di separato dal cambiamento? Is time a medium through which things are traveling? Or is there no such thing as time, there's only change? È il tempo un valore attraverso il quale viaggiamo o è semplicemente il modo in cui le cose cambiano? Oh, the Vedas say that there's no such thing as time, it is only the Kriya Shakti of the Lord making everything move and change. And we are, just the very idea of time being a separate thing is already our abstraction which has no corresponding reality.
I Veda dicono che in realtà non esiste nessuna cosa come il tempo, ma è semplicemente la Kriya Shakti, il desiderio di Dio, che causa tutto quanto a trasformarsi, e le cose si trasformano, e l'idea di tempo è già una nostra astrazione che nella realtà non esiste, perché semplicemente le cose si trasformano, e questo noi lo vediamo come il tempo. So, this X-axis is already vikalpa, imagination. Quindi tutta l'asse noi vediamo già come è tutta un'astrazione, un'immaginazione che non ha una corrispondenza con la realtà. Let's prove it even more. Proviamolo di più. This x-axis, all the moments are there in your graph. They're all existing at the same time. In questa asse ci sono tutti i momenti nel grafico, un secondo, due secondi, cinque secondi, esistono tutti contemporaneamente. And according to your graph, you are experiencing like time is like a moving spotlight. You see, all the moments are there, and your experience of time is like a moving spotlight. The spotlight is on 1 second, 2 seconds, 3 seconds, like that. So the present is there, and what is future becomes the present, and what is present becomes the past, as the moving spotlight of time is going forward. E quello che noi facciamo esperienza è che c'è in pratica come una luce che si muove dall'inizio di questa asse all'ultimo, ovvero che quello che è presente poi diventa passato e poi e così via. So by making time into a graph, you are literally saying that actually all the moments exist, but past, present and future, the present is the moving spotlight going along the graph. Quindi facendo questo grafico, noi diciamo come se questi istanti di tempo esistono simultaneamente, solamente il presente si muove dal passato al futuro. So now the question comes, how fast is this moving spotlight of the present moving? Adesso viene una domanda, quanto è veloce questo movimento di questa luce del presente? So the speed is relative to time. La velocità è relativa al tempo. But you cannot talk about that because this is your time graph. Ma non puoi parlare di quello perché questo è il tuo grafico del tempo. So the speed in which the spotlight is moving, the present is moving through time, could only be spoken about relative to a higher dimension of time. Do you understand? No? Do you understand? Huh? Look. The present is moving like this, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. Allora, il presente si muove in questo modo, 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi sull'asse. But why is not going 1 second, 2 second, ma perché non va in questa velocità qui? So, the movement of the present through time is at a particular speed. Quindi il movimento del presente attraverso il tempo è di una velocità particolare. But speed means how far you are going divided by time. Ma la velocità. But your time is the distance. So what you're dividing by to get the speed of the movement of the present? I didn't catch. You didn't take maths, right? Okay, just raise your hand if you understood what I'm saying. How you can increase your speed in the present? Well, this is it. If every moment of time is existing, you can also go forward in time, you can go back in time also. Se ogni momento del tempo esistesse, allora noi potremmo andare indietro, avanti anche. But if, as the Vedas say, or Aristotle and Socrates, all the great philosophers, their idea was presentism, only the present is true and things are changing and we are abstracting the idea, imagining time from change. E i Veda e anche Aristotele, Socrate e altri grandi filosofi avevano un'idea che è chiamata presentismo, ovvero significa che solo il presente esiste e quello che noi chiamiamo tempo è la nostra astrazione, ma in realtà quello che avviene nella realtà è che c'è solo il presente e in questo presente tutte le cose si trasformano. But by making time a line, as they do in modern science, ma tracciando il tempo come una linea, come fanno nella scienza moderna, in order to understand time, you have spatialized time. Per comprendere il tempo hai spazializzato il tempo. You have made time into a kind of space that all exists at the same time that you're moving through. Avete fatto il tempo come se fosse uno spazio e tutte le parti di questo spazio esistono allo stesso tempo e il presente si muove attraverso questo. So how fast you are moving through that spatialized time? Ma qui viene una domanda, quanto veloce ti muovi in questo tempo spazializzato? To describe that you would require another kind of time. Per descrivere quella velocità avresti bisogno come metro di misura di un altro tipo di tempo, di una velocità. To find the speed at which the present is moving.
through the spatialized time. Per trovare la velocità alla quale il presente si muove nel tempo spazializzato avresti bisogno di un sistema di riferimento che è un'altra unità di tempo. But then you would have to have another dimension of time to explain that, and another one, and it goes into infinite digression. Perché avresti bisogno di un'altra dimensione di tempo per descrivere quella, e questo andrebbe in modo infinito. So in this way we've given two ways in which the idea of time in the modern world is a vikalpa, that is a conceptualization or abstraction which has no no corresponding reality. Quindi in due modi abbiamo verificato come questa idea del tempo è un'astrazione che non ha un corrispondente nella realtà. So when you spatialize time, now you can do wonderful things. Quando spazializzi il tempo, poi puoi fare cose spettacolari. You can have space time. Puoi avere lo spazio tempo. Right? And in the theory of relativity you have space time, and there's the curve. Gravity is explained in terms of the curvature of space time. E nella fisica nella teoria della relatività c'è lo spazio-tempo e e la gravità viene spiegata come una curvatura dello spazio-tempo. So if time itself is not spatial, then how could it be curved? Ma se il tempo in sé non è spazializzato nella realtà, ma solo un'astrazione, allora come fa a essere curvato? But this is the scientific view of the world. Ma questa invece è la idea scientifica del mondo di oggi. If space, let's say something is two-dimensional. Ammettiamo che lo spazio sia due dimensionale. It can curve into the third dimension. Allora potrebbe curvarsi nella terza dimensione. But if space also already has three dimensions, how can you have curved space? What is it curving into? Ma se lo spazio ha già tre dimensioni, in cosa potrebbe curvarsi? So someone says, oh, it's curving into the fourth dimension. Oh, si sposta nella quarta dimensione, dicono. So now in physics they have string theory, it has 11 dimensions. Quindi adesso nella fisica hanno la teoria delle stringhe in cui ci sono 11 dimensioni. Has anyone seen these 11 dimensions? Ma qualcuno ha mai visto queste 11 dimensioni? Then how is it science? Allora com'è la scienza? I thought science was based on empiricism. Pensavo che la scienza fosse basata sull'empirismo. So this is called vikalpa. Questo è chiamato vikalpa, immaginazione. The mind makes abstractions which both leaves behind features of the world and also adds features to the model which are not even in the world, and you become lost in that. La mente fa astrazioni che lascia delle cose che nella realtà ci sono, ma nel modello che abbiamo nella nostra mente della realtà non riusciamo a inserirle, e anche ci sono alcune cose che nella realtà non ci sono, ma noi le vediamo facendo delle astrazioni e sono nel nostro so modello. So in the modern world people are thinking there's no God, there's no proof of God, we have explained everything. But actually they are trapped in so many levels of the abstraction conceptualization which are just products of the mind. Nella scienza moderna le persone dicono non esiste Dio, noi possiamo spiegare la realtà in un modo perfetto, però in realtà questa loro spiegazione della realtà è piena di astrazioni mentali che sono cose che non hanno nessuna corrispondenza con la realtà. And they don't even notice that they're doing it. E nemmeno si rendono conto di fare questa astrazione. If you point it out to them, as I have pointed out several levels of mistake in abstraction in science, if you point it out to them, they can see it, but the cause of that was the viparya. You understand? So the misconceptions, the misconceptualizations of reality have as their basis this viparya, which is the influence of Maya. Se voi ad esempio avidya asmita ragdvesha vinivesha. Se voi mostrate questi errori a uno scienziato, loro magari li notano anche, però pensano che magari c'è qualcosa che manca, però che sono sulla strada giusta, perché a monte di questa concettualizzazione, di questo modello, di questa percezione della realtà che abbiamo, c'è il viparyai, che è quello di cui parlavamo, in cui c'è l'ignoranza e le altre cose. So the viparyai is the basic avidya asmita ragdvesha vinivesha, ignorance, bodily identification, attachment and aversion. That is the basic level of illusion. Then on the foundation of that illusion there is vikalpa, and that is the modern materialistic, mechanistic, reductionistic, atheistic way of looking at the world. Quindi questo viparyai sarebbe la base della
dell'illusione che è causata dall'ignoranza, l'identificazione con ciò che non siamo, con il corpo, l'attaccamento, l'avversione, e sulla base di questo viparihai poi viene il vikalpa, che è la nostra concettualizzazione come fondamento a già una cosa che ha dentro di sé l'ignoranza, l'attaccamento con ciò che non siamo, eccetera. That viparihai is caused ishat apesatsa viparihasmiti by turning away from God. So when a person turns towards God, that viparihai disappears, the vikalpa disappears, and one can see the world as it is, without the illusion inside the illusion, even. E nei Veda viene spiegato che questo viparihai, la causa di questo è l'aver distolto lo sguardo dal servizio a Dio. Quindi se una persona ritrova il proprio servizio di amore a Dio, la propria coscienza viene purificata alla radice da questo viparihai, e quindi smette anche ogni vikalpa, ogni astrazione e concettualizzazione della realtà che non è un corrispondente con la realtà. Quindi questa persona riesce a percepire la realtà per quello che è. So the first two lines have explained why we are suffering. It is due to illusion, because of turning away from God, the absence of a memory of God. That is, here the word is not smriti, it's asmriti. Absence of cognition of God. Quindi le prime due linee hanno spiegato il motivo per il quale soffriamo, che è l'assenza di memoria di Dio, che è dovuta al fatto che in passato noi abbiamo distorto la nostra attenzione da Lui. So, now the next part, how to become free from illusion, is the second two lines. Adesso nelle ultime due linee c'è come uscire da questa illusione. Tan maya yato. Tan maya means this maya, illusory energy which is affecting us, avidya, is tanmaya, that means Krishna's maya. Tanmaya significa che questa energia illusoria che ci affligge, questa maya, è un'energia di Krishna. Therefore, ataha, ato means therefore. Ato significa perciò. Buddha, an intelligent person, abhajet, should worship tam, him. Perciò una persona intelligente, Buddha, Abhajet, dovrebbe adorare Tam, lui, Krishna. That means that if God's illusion, the Maya is God's illusory energy. Significa che se Maya è l'energia illusoria del Signore, then that means he's like a hypnotist. Allora significa che Dio è come un ipnotizzatore. Once in India there was a famous magician, his name was P.C. Sarkar. In India c'era un famoso mago, si chiamava P.C. Sarkar. So the British who were ruling India at that time, they commanded him, you should come and do a performance for us. E in Inghilterra, al tempo in India c'era l'impero britannico, e cioè era una colonia inglese. Allora il governo britannico disse a questo P.C. Sarkar, tu dovresti, devi fare un, ti ordiniamo di fare uno spettacolo per noi. So be punctual at 5 o'clock. Devi essere puntuale alle 5 del pomeriggio. Because at 4:30 we have afternoon tea and biscuits. Perché alle 4:30 abbiamo il nostro tè pomeridiano con i biscotti. And then at exactly 5 o'clock we can see your magic show. And then at 6 we are busy, we have other things to do. E poi esattamente, so don't be late. E poi esattamente alle 5 possiamo vedere il tuo show, poi alle 6 dobbiamo lavorare, abbiamo cose da fare, siamo molto impegnati perché facciamo parte del governo inglese, quindi non essere in ritardo. So then the day came. Allora quel giorno venne. And everyone was waiting there at 5 o'clock. E tutti aspettavano lì alle 5 del pomeriggio. But he was late. Ma lui era in ritardo. They're looking at their watches. E loro guardavano i loro orologi. What is this? This is 5:15. Ma cos'è questo? Cioè guarda, sono le 5:15. It's 5:30. Sono le 5:30. It's 5:45. Sono le 5:45. That's it, we should go now, it's nearly 6 o'clock. Sono quasi le 6, cioè come si è permesso, dobbiamo andare via adesso. So then here the magician arrived. E a quel punto venne il mago. And they said, oh, what is this? E disse, oh, ma cos'è questo? This is so terrible. È così terribile. Why are you not on time? Perché non sei in tempo? Boo! Boo! And they were all abusing him. E lo stavano, tutti lo stavano prendendo e insultando. He said, ladies and gentlemen. E disse, signore e signori. Please check your watches. Per favore guardate i vostri orologi. And they looked at their watches and it was exactly 5 o'clock. Loro guardarono i loro orologi, erano esattamente le 5. He said, and now for my second trick. E disse, adesso per il mio secondo trucco. By the power of his hypnosis, he made them think that the time was passing and that it was late.
Grazie al potere della sua ipnosi, lui fece credere a tutta l'udienza che stesse passando il tempo. And then when he withdrew his power, then they saw, oh, it's 5 o'clock. He's on time. E poi quando lui smise questa ipnosi, allora loro si resero conto che in realtà non era passato il tempo. So the only way that you can become free from the power of a hypnotist is when the hypnotist takes his power away. L'unico modo che abbiamo per uscire da un'ipnosi è quando l'ipnotista ti fa uscire da smette di farlo. Because Maya is Krishna's Maya. Siccome Maya, l'energia illusoria, è un'energia di Krishna. The only way you can get out is by worshiping Krishna and he will take his Maya away. L'unico modo che hai per uscirne è adorando Dio e lui prenderà il potere di questa illusione via da te. So Chaitanya Mahaprabhu said to Sanatana Goswami a verse of Bhagavad Gita. Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami un verso della Bhagavad Gita. Dai viesho gonamai mama maya doratea mama eva ye prapadyante mayame itam taratite. Oh, this Maya is my energy and it is composed of three gunas, sattva, rajas and tamas. Krishna disse, questa Maya, questa energia materiale illusoria è la mia energia ed è composta di tre gunas, sattva, rajas e tamas. And it is impossible to get out of this Maya. Ed è impossibile uscire da questa Maya. But those who surrender to me, they can easily cross beyond. Ma coloro che si arrendono a me con molta facilità possono attraversarla e superarla. So the question comes, how can we surrender to Krishna? Quindi qui viene la domanda, come facciamo a arrenderci a Krishna? The answer is in the last line, bhakyaikayesham guru deva tatma. Because Krishna appears to us in the form of a guru, we serve our guru. Taking the guru to be the soul of our soul, atma of our atma. La risposta è nell'ultima linea. Siccome Krishna molto misericordiosamente ci viene ad aiutare attraverso il guru, il suo devoto, una persona dovrebbe arrendersi con devozione al proprio guru. So this morning we were discussing the verse of the Brihad Aranyak Upanishad. Atmanastu kamihaya sarvam priyam bhavati. Everything is dear to us because of our soul. Oggi, stamattina abbiamo discusso un verso delle Upanishad che dice tutto è caro a noi perché c'è cara la nostra anima. Whatever we love, we don't love that thing for that thing, but because it's related to our body. Qualsiasi cosa noi amiamo, non l'amiamo in sé, ma perché ha qualche relazione con il nostro corpo. And we love our body because our soul is. Il nostro corpo lo amiamo perché c'è la nostra anima dentro. And we love our soul because the soul of our soul is God. E perché amiamo la nostra anima? Perché l'anima della nostra anima è Dio. So all the love of this world is due to upadi, some designation. Quindi tutto l'amore di questo mondo materiale è dovuto a qualche upadi, qualche designazione. When the designation is gone, then the love is gone. Ma quando questa designazione temporanea svanisce, allora l'amore anche scompare. So that love is not called swabhavic or natural. Quindi questo amore non viene chiamato swabhavic o naturale. It's established by a momentary configuration of the material nature. Ma viene, after some time will be gone. Ma viene stabilito da una configurazione temporanea dell'energia materiale che dopo del tempo se ne andrà. But the love between Atma and Paramatma, the soul and the supreme soul, this is not based on a party, it is swabhavic, it is natural. Ma l'amore tra il Paramatma e l'Atma non è basato su qualche designazione, ma è naturale ed è eterno, tra l'anima e Dio. So the soul of our soul is so kind that he comes out in the form of guru. E l'anima suprema, l'anima di Dio è così generosa che viene a noi attraverso il guru. So the loving relationship between guru and disciple is also nirupadik. It is not unnatural or based on any designation. It is completely natural. Quindi anche la relazione tra il guru e il suo discepolo non è una designazione, ma è completamente naturale ed eterna. So though the disciple does not understand in the beginning. Anche se il discepolo non comprende questo all'inizio. But later he'll understand. Più avanti lui realizzerà questo. That guru loves his disciple. Guru loves you more than your mother, more than thousands and thousands of mothers. Che il guru ama il suo discepolo più di tua madre, più di un migliaio di madri. And when the disciple is surrendered and slowly becoming pure, then he realizes that loving relation with the guru. E quando il discepolo si arrende e seguendo le sue istruzioni gradualmente si purifica, allora realizzerà questa relazione con il suo guru. It is eternal, everlasting. Questa relazione è eterna. And the love that goes to guru is a transparent medium, it goes directly to Krishna.
E l'amore che noi abbiamo per il nostro guru è solamente un mediatore trasparente, che questo amore sarà completamente trasferito a Dio. So if one becomes dear to guru, automatically one becomes dear to Krishna. Perché se una persona diventa cara a un guru, a un puro devoto, a una persona santa, automaticamente diventa caro a Dio. So Krishna said, yeme bhakta janapata name bhakta stratejana. If someone says, I am a devotee of Krishna, then I say, he is not my devotee. E Krishna dice, se qualcuno dice, io sono un devoto di Krishna, io rispondo, lui non è un mio devoto. But if someone says, I am a devotee of Krishna, then Krishna says, he is my devotee. ma se qualcuno dice, io sono devoto a un devoto di Krishna, allora Krishna lo abbraccia e dice, lui è il mio devoto. So then, Chaitanya Mahaprabhu, he said to Sanatana Goswami. Allora Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami. The goal of life is Krishna prema. L'obiettivo della vita è l'amore per Dio, Krishna. How you get it? E come lo otterrai? In this regard, there is a parable. E c'è una parabola riguardo a questo. Once there was a poor man. C'era un uomo povero. And because of his poverty, he was suffering so much. E a causa della sua povertà lui soffriva molto. One day, a traveling astrologer came to his house. Un giorno un astrologo che viaggiava venne alla sua casa. The astrologer said, "Why are you so miserable?" E gli disse, "Oh, perché sei così miserabile?" Your father was a very rich man. He had a fortune. Tuo padre era un uomo così ricco, aveva una fortuna enorme. But before he passed away, he buried it in your garden. But he passed away before telling you about it. E prima di lasciare il corpo lo seppellì nel giardino, ma purtroppo lasciò il corpo prima di poterti rivelare questo. So in this parable, the poor person who is suffering, that means the soul in this world. In questa parabola la persona povera che soffre significa l'anima in questo mondo materiale. And the astrologer who came to his house in this analogy is means guru. E l'astrologo che lo viene a trovare a casa è il guru, in questa analogia. That person does not know how to get out of his suffering condition. Questa persona non sa come uscire dalla sua condizione di sofferenza. But the astrologer says, actually you are very rich. Ma l'astrologo gli dice, guarda che in realtà tu sei estremamente ricco. But your treasure is hidden somewhere. Però il tuo tesoro è nascosto da qualche parte. So in the same way, guru tells to the disciple, you are very, very rich. Allo stesso modo il guru dice al discepolo, tu sei molto, there's no molto ricco. Reason for you to suffer. Non c'è nessuna ragione per te di soffrire. Because there is a great treasure called prema. Perché c'è un grande tesoro chiamato prema, amore puro per Dio. So this is called sambandha. Questo è chiamato sambandha. Guru first establishes who we are and our relationship to the goal of life. Prima di tutto il guru ci fa realizzare chi siamo noi e qual è la nostra relazione con l'obiettivo della vita. Jivera swarupoi Krishna nityadas. You are Krishna das, the servant of Krishna. Tu sei il servitore di Krishna. But only knowing this relationship is not enough to actually get the treasure. Ma solamente sapere di questa relazione non è abbastanza per prendere il tesoro. So then comes the after sambandha comes abhidhaya. Abhidhaya is the process to attain your goal. Quindi dopo sambandha, la conoscenza della relazione con Dio, viene l'abhidhaya, ovvero il processo per ottenere questo obiettivo. So the astrologer said, don't dig on the south side of your house. Quindi l'astrologo gli disse, non scavare nella parte sud della tua casa. Because there is a hornet's nest and all the wasps will come out and bite you. Perché lì c'è un nido di vespe. They'll sting you. E usciranno e ti pungeranno. Don't dig on the western side of your house. E non scavare a ovest. Because there's a ghost there and the ghost will possess you and you'll become possessed by a ghost. Crazy. Perché c'è un fantasma lì e questo fantasma ti possiederà e tu diventerai matto. Don't dig in the north of your garden. E non scavare al nord del tuo giardino. Because there is a python. Perché lì c'è un pitone. And if you dig there he'll come and swallow you. E se tu scavi lì lui verrà e ti inghiottirà. So you should dig in the eastern side of your house. Quindi tu dovresti scavare a est. And if you just move a little soil, then you t-
touch the lid of the treasure box. E se tu scaverai un po', dopo toccherai la parte dura del forziere. So when you touch, then you know, oh, now I found it. E quando la toccherai, saprai di averlo trovato. Then all you have to do is dig around it, take out the box, open it, all the gold coins and the diamonds and the emeralds and rubies are there, and then you can enjoy and be a billionaire. E poi tu devi scavare solamente intorno a questo forziere e poi lo aprirai e vedrai lì tante monete d'oro, diamanti, rubini, zaffiri e poi potrai gioire del fatto di essere milionario. So in this example, what does it mean, the north side, west side, south side and eastern side? Cosa significano i quattro, cioè le quattro, nord, est, sud, ovest? Don't dig in the south because the hornet's nest will be disturbed and all the wasps will bite you. That means don't follow the path of karma. Non scavare a sud perché c'è un nido di vespe e tutte le vespe ti attaccheranno, significa non seguire il cammino del karma. Oh, performing karma kanda yagyas. Fare i sacrifici del karma kanda per ottenere un beneficio in cambio. Oh Indra, king of heaven. Oh Indra, re del paradiso. Give me a very nice house. Dammi una casa molto bella. I want very beautiful husband and wife and so many children. Voglio una moglie bellissima, un marito bellissimo e tanti bambini. And then when I die I want to go to heaven. E poi quando not muoio, the spiritual world. To the heavenly planets. E poi quando muoio voglio andare in paradiso, non nel mondo spirituale. Svakalok is like a big party. Dove devo servire Krishna, piuttosto voglio andare in paradiso dove è come una festa enorme. This is karmakanda because the result of this is all these things become a big headache. Questo è il karma kanda perché il risultato di queste cose è semplicemente un grande mal di testa. In order to maintain them and take care of them, you feel like you're being bitten by thousands of wasps all at the same time. Perché per mantenere la tua famiglia ti sentirai come una persona che viene punta da un centinaio di vespe. So don't follow the path of karma. Quindi non seguite il cammino del karma. Don't dig in the west side. There is a ghost. E non scavate a ovest perché lì c'è un fantasma. The west side means don't follow the path of gyan. L'ovest significa non seguire il cammino del Gyana. Gyan means the philosophical speculation to understand the truth. Gyana significa la speculazione filosofica per comprendere la realtà. Because when you try to use your mind to understand the truth, you cannot catch it and you come away with nothing and then think that nothing is the truth. That's called Buddhism. Perché quando voi cercate di comprendere la verità assoluta speculando filosoficamente con la mente, siccome la mente non è in grado di catturare ciò che è spirituale, tu quello che riuscirai a catturare sarà il niente e poi dirai che il niente è la realtà assoluta e questo si chiama buddismo. Shunyavad, everything is nothing. Shunyavad, tutto quanto in realtà è niente. O Mayavad, everything is illusion. Oppure Mayavad, tutto quanto è un'illusione, non esiste nessuna everything forma. Is one. Tutto è uno. I am you and you are me. Io sono tu e tu sei me. Like this. That means if a person follows the path of Gyan, they get caught in such an illusion. It's like being possessed by a ghost. Questo significa che se una persona segue il cammino del Gyan, la speculazione filosofica, sarà in una tale illusione che sarà come posseduto da un fantasma. You ask, what is the absolute truth? Tu chiedi a quella persona qual è la verità assoluta. They say, Brahman, the light. La luce, Brahma. Yeah. So, who are we? Allora chi siamo noi? They'll say, aham brahmasmi, we are Brahman. Noi siamo Brahman, la luce, impersonale. So, you are saying that Brahman, which is unlimited, is an illusion. Quindi tu stai dicendo che il Brahman, che è illimitato, adesso si trova in illusione. That means that illusion is greater than Brahman. Quindi tu stai dicendo che l'illusione che ci affligge adesso è maggiore del Brahman perché noi siamo Brahman. So, but they cannot think, wait a minute, if Brahman is supreme and unlimited, how did it become limited? Ma non possono pensare, oh aspetta un attimo, ma se Brahman è supremo e illimitato perché è la verità assoluta, come fa adesso a trovarsi in illusione? Brahman is one. Il Brahman è uno. So, how come I am me and you are you? Allora, cosa significa che io sono io e tu sei tu? Cioè, come funziona se Brahman è uno? Perché io mi sento io e tu ti they sei say, tu? Say, I am enlightened, you are in illusion. E loro ti risponderanno, no, io sono illuminato, però tu sei in illusione. So now you are saying that one part of Brahman is free and liberated and one part of Brahman is in illusion. Quindi adesso Brahman has parts.
But you told me it was one, it has no parts. Quindi se tu mi dici io sono illuminato ma tu sei in illusione, allora tu mi stai dicendo che una parte del Brahman è illuminata e un'altra è in illusione, perché prima hai detto che siamo tutti Brahman. E allora come viene? Perché il Brahman è uno solo, come fa a avere delle parti? Then they wave their hands and say, oh, just words, words, words. E allora loro alzeranno le mani e diranno sì, solo concetti, concetti, then parole. Then you point out, but everything you explained to me was words. E allora tu gli dici, ma anche quello che hai spiegato tu a me erano parole. So when they explain their idea, it makes sense. But when you point out that it doesn't make sense, it's just words. Quindi quando loro spiegano le loro idee dovrebbe avere senso, ma se tu trovi qualche errore in quello ti dicono no, queste sono solo parole. So in this is like a person haunted by a ghost. Questa è come una persona che è posseduta da un fantasma. They are completely mad. Sono completamente matti. But they think, ah, I am enlightened. Ma pensano, oh, io sono illuminato. So Chaitanya Mahaprabhu said, don't dig on the western side of the house, there's a ghost there. That means don't follow the path of Gyan. Quindi Chaitanya Mahaprabhu ti dice non scavare nella parte ovest del giardino perché c'è un fantasma lì, e significa non seguire il cammino del Gyana, la speculazione filosofica. Then he said, don't dig in the north. E poi disse non scavate a nord. That means in the north, in the Himalayas, there are many yogis. Che significa nel nord, nell'Himalaya ci sono molti yogi. And they're trying to get Kaivalya. E loro tentano di ottenere Kaivalya. Also a kind of oneness. Che è anche un tipo di tutto quanto è uno, no? Di assorbimento nel nulla. And they can get it. E loro possono anche ottenerlo. If they mix some bhakti with their yoga sadhana, they can get it. Però solo nel caso in cui loro mischiano nel loro sadhana, nella loro pratica yoga, anche della devozione. So the yoga sutras, there's some element of bhakti there, otherwise it's kind of disgusting. Nello yoga sutra ci sono alcuni elementi di devozione a Dio, perché senza questo lo yoga, il cammino dello yoga non può darti questa liberazione. But when the soul enters into the light of Brahman, now he's finished. Ma quando l'anima entra nella luce del Brahman, nel Nirvana, adesso quest'anima è finita. He's there, but there's no subject or object. Perché l'anima si trova lì, però non c'è né soggetto né oggetto. And his nature, which is to be the servant of God, an experience, unlimited, variegated, types of the bliss of love, now it became impossible. It was as if his soul had been swallowed by a snake. Perché adesso... The snake of Kaivalya. Perché invece quella possibilità di servire Dio e fare esperienza di una variegata e illimitata tipo di forme e di sentimenti diversi verso le forme di Dio, adesso quella opportunità è finita e quest'anima è come se fosse stata inghiottita da un serpente. So Mahaprabhu is telling in this example, don't go to the north, that means don't try to be involved in the mystic yoga process. Quindi Chaitanya Mahaprabhu dice non scavare a nord del giardino, significa non tentare di essere, cioè non diventare involto in questo processo dello yoga mistico per ottenere la liberazione. Dig on the eastern side of your house. Invece per trovare il tesoro devi scavare nella parte est della, in the east is Navadvipdham. Della tua casa. Yeah. A est dell'India c'è Navadvipdham. That means follow bhakti, which especially begins with the chanting of the holy name. Che significa segui il cammino della devozione per Dio, che inizia specialmente e è caratterizzato dal canto del santo nome. Oh, by just digging a little, you'll touch the box. Ah, I found it. E solamente scavando un pochettino, tu toccherai questo forziere. Oh, l'ho trovato. That means just by a little practice, serious and sincere practice of bhakti, very soon you start to have a sporty vision of Krishna. Che significa che solamente con una pratica piccola della bhakti, se questa pratica che è fatta con sincerità, una persona inizierà a fare esperienza di amore per Krishna. It is not praying yet, but once you have that internal experience of Krishna, if you keep digging, then gradually you will realize Krishna more and more and completely fall in love with Krishna. Non è ancora un amore puro e incondizionato, però è un pochettino di devozione che se una persona è entusiasta dovuto a quello che prova e continua in quella direzione, piano piano questo amore crescerà sempre di più e otterrà la perfezione. So Krishna Bhakti is the sadhana, the process. Quindi la devozione per Krishna, la Bhakti, è il sadhana, il processo. That is called Abhideya Tattva. Che è chiamato Abhideya Tattva. And the goal is the Prem Sukha Bhog.
E l'obiettivo è Prem Sukha Bhog. Just like that person when he digs out his billions of dollars worth of gold and jewels, now he can enjoy Bhog. That's sense gratification. Come quella persona che trova questi miliardi di euro in monete d'oro e diamanti dentro il forziere, adesso può gioire della sua gratificazione dei sensi. And incidentally, his miseries of poverty have gone away. Incidentally, anusangic. E incidentalmente, come una causa laterale, e tutta la sua sofferenza dovuta alla povertà se n'è andata. So in the same way, one who attains Krishna prem, love for Krishna, all the illusion and suffering of Maya incidentally goes away. He doesn't have to make any effort to get rid of that. Allo stesso modo, una persona che ottiene amore per Krishna, prema, e automaticamente tutti i problemi della sua vita singoli se ne andranno. Una persona non deve fare uno sforzo specifico per ognuno dei suoi problemi materiali. And he gets bhog also. E allo stesso tempo ottiene anche bhog. Chaitanya Mahaprabhu said, prema sukha bhog. La gratificazione dei sensi. He enjoys the happiness of prema, the happiness of love. Perché? Perché l'amore per Krishna è molto pieno di sapore. Una persona gode tanto quando ha questo amore per Dio. So what do you want? Do you want to stay in this world and be stung by bees? Quindi cosa vuoi fare? Vuoi rimanere in questo mondo e essere punto da api? Do you want to go crazy only by a ghost? I am enlightened. O vuoi diventare matto, posseduto da un fantasma? Oh, guarda, io sono illuminato. You want to be swallowed by the snake of Nirvana? O vuoi essere ingoiato dal serpente del Nirvana? Or do you want to experience the great enjoyment, prem sukha bhog, of the happiness of prem? Oppure vuoi provare la grande felicità che viene dal servire Dio quando una persona ha amore per Dio? That prem is the prayojan. That's why Gurudev gave it his name, prem prayojan das. So I don't forget what is to go. questo prema, questo amore per Dio è il prayojan, l'obiettivo dell'esistenza. Per questo il mio guru mi diede questo nome, prem prayojan das, che significa grazie a questo nome non dimentico mai qual è l'obiettivo della vita, l'amore per Dio. So Chaitanya Mahaprabhu said to Sanatan Goswami, Veda Shastre Kahe Sambandha Abideya Prayojan Krishna Krishna Bhakti Prema Tena Mahadhan. The meaning is this. Veda Shastra Kahe. All the Vedic scriptures say or describe three things: Sambandha, Abideya and Prayojan. What is our context, relationship? What is the process and the goal of life? Chaitanya Mahaprabhu disse questo verso che significa tutte le scritture vediche ci spiegano qual è la sambandha, la videya e il prayojana, ovvero qual è il contesto, qual è la nostra relazione con Dio, qual è l'obiettivo della nostra vita e qual è il processo per ottenerlo. So you can learn this verse very easy. Veda Shastre Kahe. È detto nelle scritture vediche. Veda Shastra Kohe Sambandha Abideya Prayojan. Sambandha Abideya Prayojan. Krishna. Krishna. Hari Sambandha. Krishna Bhakti. Krishna Bhakti. Abideya. Prema. Prema. That is the Prayojan. Tin Mahadan. These three are the great treasure. Queste tre cose, la relazione con Krishna, l'amore per Krishna e il processo come ottenere questo amore sono le tre grandi cose descritte nei Veda. These three things are the greatest treasure in your life. No one can give you anything more than this, valuable than this. E queste tre cose sono il grande tesoro della tua vita, che nessuno può darti un qualcosa che ha più valore di queste tre. So Veda Shastri Kohe Sambandha Abideya Prayojan Krishna Krishna Bhakti Prema Tin Mahadhan. Oh, Chaitanya Charmik is so good. Now, what is this Prema Sukha Bhog? Cos'è questo Prema Sukha Bhog? The enjoyment of the happiness of Prema. Ovvero il piacere della felicità dell'amore per Dio. Do you want liberation to be swallowed by the snake? Che volete, la liberazione per scomparire nel nulla del nirvana come se foste inghiottiti da un do serpente? Do you want prem sukha bhog? No, noi vogliamo prem sukha bhog. So give an example. Krishna is very beautiful. Krishna è molto bello. And he's Krishna prema moirada. Radha Prema Mahari. Krishna is made of love for Radha and Radha is made of love for Krishna.
Krishna è fatto di amore per Radha e Radha è fatta di amore per Krishna. So when they meet, oh, such a rasa, such a relishable moment is there in the meeting of Radha and Krishna. Quindi quando si incontrano c'è un tale rasa, un tale assaporamento dei diversi tipi di amore che è illimitato, è presente nell'incontro tra loro. But it is said, aheri vagati prema subhava kutila bhavet. Ato heita heitoscha mana yuno danchati. Means that praying moves like a snake. Ma viene detto che l'amore per Dio si muove come un serpente. You know when a snake, if a snake wants to go over there, his head goes this way and then that way. He does not go like this, he goes like this. Sapete, se un serpente vuole andare in quella direzione, la sua testa si muove prima là e poi là, poi là, poi là, non va direttamente in quella direzione. So pure love is like that, it's not straightforward, it's very crooked. Quindi l'amore puro è come quello, è molto contorto. And because of this, this excitement of praying causes man to arise when the young couple meets together, they tease each other. E dovuto a questo, questo amore, l'intensità di questo amore causa un tipo di man di che è come una specie di arrabbiarsi, però trascendentale, che avviene che Radha e Krishna quando si incontrano si stuzzicano tra loro. That is a praying vilas, this is the playful nature of praying to tease each other. E questo è un gioco dell'amore di stuzzicarsi tra loro. So one day Krishna came to Radhika. E Krishna un giorno venne da Radhika. And she looked at him. E lei guardò dall'altra parte. She's not really angry, just teasing. Lei non è arrabbiata. però pretende di esserlo per vedere che farà lui. Krishna said, why are you cupita? Cope means anger. So you are cupita, why have you become angry? E Krishna gli disse, perché sei diventata arrabbiata? Radhika said, I am not cupita, you are cupita. Radhara gli disse, io non sono arrabbiata, tu sei arrabbiato. Ku means earth. Ku significa terra. And pita means father. E pita significa il padre. So we heard from Purnamasi and Gaugacharya, you are cupita, the father of the world. Quindi noi abbiamo sentito We heard from Purnamasi Yogamaya. From Baguri Rishi Gaugacharya, those who know about Krishna's opulence. The bridge basi Radharani, she does not think Krishna is God. Only she's saying this to tease him. Ovvero queste sono delle persone, dei maestri che sanno, conoscono l'opulenza di Krishna, ma per Radharani Krishna è solamente il suo amore, non lo vede con una forma opulenta, però lo sta stuzzicando e dice, e Krishna gli disse, tu sei cupida, arrabbiata, e lei dice, no, tu sei cupida, significa il padre di tutta la terra. So then Krishna, oh, if I am cupita, then you are Jagannamata. If I am the father of the world, you are the mother of the world. So we should be together. Allora Krishna dice, ok, allora se io sono il padre della terra, allora tu sei la madre della terra, dovremmo stare insieme. Krishna dice, I am not Mata, you are Mata. E Radharani dice, io non sono Mata, la madre, tu sei Mata. In Sanskrit, Ma Dhatu, the verbal root Ma, means to measure. E in sanscrito la parola mata significa madre, ma anche ma significa misurare. So mata means one who measures everything. E quindi mata significa colei che misura tutto quanto. So Krishna said, yayatamam prapadyante, thanks to Tai Baba. As someone surrenders to me, I surrender. I reciprocate with them. So Krishna is measuring everyone. Krishna dice nella Bhagavad Gita, se una persona ama me, io amo lui, se una persona è indifferente a me, io sono indifferente a lui, quindi Krishna misura tutto quanto perché è reciproca, quindi è Mata. Oh, Mata means one who has measured everything, so he knows about everything. So you are Mata, you are omniscient, you know everything. I am Mata, you are Mata. Oppure Mata significa una persona che ha misurato tutto quanto, significa una persona che è onnisciente, che conosce tutto. Quindi Radhana gli dice, no, io non sono Mata, tu sei Mata. Krishna said, Parihas keli kala he ananta. He said, is there no end to your joking? Allora Krishna gli disse, ma c'è una fine ai tuoi scherzi o no? And your arguments. E ai tuoi argomenti. So this is like male and female psychology. Questa è come la psicologia dell'uomo e della donna. Men can only argue for about 5 or 10 minutes. Che l'uomo può solo discutere per 5 o 10 minuti. And then they give up. E dopo si arrendono. But a woman can argue ananta, means no end. Ma una donna può discutere ananta, senza una fine. So, here Krishna said that the...
This is a Kalahe. Parihas Kelly means joking games. Questi sono dei giochi scherzosi. And Kalahe means in arguments. E Kalahe significa con degli argomenti. You are Ananta, unlimited in your arguments. Quindi Krishna gli disse, tu sei Ananta, infinita nei tuoi argomenti. Radharani said, I am not Ananta, you are Ananta. E Radharani disse, io non sono Ananta, tu sei Ananta. So what does Ananta mean? Cosa significa Ananta? So, now he is Ananta, now he's thinking, I want to know what lui si chiama Ananta, quindi pensa, oh, io so cosa significa. One Russian devotee, Ananta, also in Russia, he's probably watching now, he's thinking, oh, what is it? e c'è anche un devoto in Russia che si chiama Ananta, che sarà guardando e pensando, oh, cosa significa Ananta? In Rome, also nearby, there's a devotee called Ananta, he was the temple president of Rome. Anche a Roma c'era... Okay, so all of you have the name Ananta, now you'll find out what your name is. Quindi c'era anche un presidente di un tempio, si chiamava Ananta, ora vuoi scoprire cosa vuol dire il so vostro nome. So, the general meaning of Ananta means end, and A means without end. Anta significa una fine e An significa senza una fine. So the general meaning of Ananta is unlimited. Quindi Ananta significa che è illimitato, senza una fine. But Anta can also, where something ends, that's where it stops. Ma quando, dove una cosa finisce, è anche dove si ferma. So Ananta can mean unstoppable. Quindi Ananta può significare anche inarrestabile. Sometimes Krishna will grab Radharani by the closet, she says stop, stop, but she says it's Ananta, it's unstoppable. A volte Krishna prenderà Radharani per il vestito e Radharani disse fermati, fermati, ma Krishna è inarrestabile. Or Ananta, Nan means to bow down, like Namaskar. Nan può significare come namaskar, inchinarsi. So ta means the state of being. Ta significa lo stato di essere. So ananta means that one who has the state of not bowing down to anyone. God does not have to bow down to anyone because he's supreme, so his name is Ananta. Quindi Ananta può essere anche una persona che ha lo stato in cui non deve inchinarsi a nessuno. Siccome Dio è l'origine di tutto, lui non è tenuto a inchinarsi a nessuno. So Krishna said, you are quarreling is Ananta, no end to it. Quindi Krishna disse, oh, le tue discussioni sono Ananta, senza una fine. Radharani said, no, you are Ananta. E Radharani disse, no, tu sei Ananta. So Krishna took the name as you are the one who never bows down to anyone. Quindi Krishna ha preso questo nome come il significato colui che non deve inchinarsi a nessuno. So then Krishna said, no, I am not Ananta, and bowed down to Radharani. Allora Krishna disse, no, io non sono Ananta, e si inchinò a Radharani. Then she became very happy. E allora lei si sentì molto felice. And Jai Radha Madhava, Jai Kunja Bihari. Radha and Krishna in the kunjas of Vrindavan. Tutte le glorie e passatempi di Radha e Krishna nei kunja di Vrindavan. So, are you feeling something? Sentite qualcosa? This is not actually, but some reflection of this you're experiencing, some reflection of the prem sukabhog, the enjoyment of transcendental love. Questo è solamente qualche qualche scintilla di questo amore spirituale per Krishna. If only hearing this now you are feeling so much joy, how you will feel when you are there in the pastime as the maid servant of Radharani watching the whole argument. Se voi sentite questa gioia solamente nell'ascoltare questo qui, cosa dire di se voi foste delle servitrici di Radharani e vedreste la sua felicità e vedreste questi passatempi di fronte a voi. So there's no happiness in the material world, there's no happiness in liberation even. But there is the goal of life, Mahaprabhu said, is a prema sukabhog. You relish this happiness of love, transcendental love of Radha and Krishna. Non c'è nessuna felicità nel mondo materiale e neanche nella liberazione impersonale. Chaitanya Mahaprabhu disse, la felicità completa sta tutta nei passatempi di amore tra Radha e Krishna, nel mondo spirituale. What Chaitanya Mahaprabhu explained next to Sanatana Goswami, we'll explain tomorrow. E quello che Chaitanya Mahaprabhu disse dopo a Sanatana Goswami lo spiegheremo domani. Srila Sanatana Goswami.
Manika, 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 Ragatiki.